libro con La secolarizzazione e l'ideologia, e come gli sviluppi, le modificazioni, ma soprattutto le derive più temibili, pongono oggi le fedi sul crinale. Come appunto si intitola l'ultimo numero della rivista Oasis, presentato e approfondito in anteprima a Milano presso la sede milanese della Fondazione omonima, che ha come mission la conoscenza tra le due sponde del Mediterraneo. A discuterne, con l'introduzione dei direttori della rivista Maria Laura Conte e Martino Diez, Lorenzo Ornaghi, presidente di Aseri, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica, e l'inviato e gran conoscitore del Medio Oriente, Lorenzo Cremonesi. Ciò che emerge dal complesso degli articoli è davvero di nuovo il ruolo dell'Europa, che non può essere un ruolo retorico di evocazione con stereotipi dell'umanesimo europeo, ma è un invito, come dire, ad avviare processi davvero nuovi, in ciò corrispondente anche l'invito del Papa Francesco. Particolarmente interessante in questo numero di Oasis, aperto da una riflessione del Cardinale Scola, anche l'ampia sezione dedicata alla Siria, con immagini e opinioni di esponenti rappresentativi, da Michel Kilo, dissidente esule a Parigi, a Maria Saadek, parlamentare di Damasco. Questioni che interrogano sia cristiani che musulmani, ponendoli di fronte alla sfida comune di interpretare i grandi cambiamenti in atto, senza cedere a una duplice tentazione, la privatizzazione della religione da una parte e la sua trasformazione in ideologia politica dall'altra. Un tema davvero importante, importante per tutte le religioni, importante anche per i cattolici. E credo che il bello di questo numero, una rivista che cresce di numero in numero, sia appunto quello di proporre anche articoli con una forma, così potremmo dire, un po' fuori dal coro, cioè articoli che invitano davvero e quasi costringono a riflettere fuori dagli stereotipi.